Ciao Leonora, sono Ilaria. Ti volevo chiedere quali sono le principali differenze tra il TTP e il CETA? Ciao Ilaria, la differenza fra il TTIP e il CETA riguarda ovviamente l'interlocutore. Il CETA è il trattato con il Canada, il TTIP è il trattato con gli Stati Uniti. Sono però entrambi accordi di libero scambio di nuova generazione, cioè che hanno come obiettivo principale l'abbattimento delle barriere non tariffarie. E sostanzialmente il CETA è in attesa di ratifica del Parlamento europeo, che dovrebbe avvenire per i primi di gennaio, e il TTIP invece è ancora in fase negoziale, è ragion per cui si apre davvero un varco per sconfiggere il TTIP. Ciao Eleonora, sono Daniele e volevo sapere se anche qui in Italia la sanità, l'istruzione e le pensioni saranno privatizzate come in America con l'entrata in vigore del TTIP. Ciao Daniele, sì, la risposta è purtroppo sì, il TTIP è un grimaldello che consente un ulteriore processo di privatizzazione, peraltro già in atto, dei servizi pubblici. Perché? Perché nel TTIP come dire, aperto alla liberalizzazione e quindi alla logica della competizione tutto ciò che non è espressamente sottratto alla logica del libero commercio e della privatizzazione. Quello che noi sappiamo quindi è che c'è un rischio fortissimo che attraverso il TTIP passi di fatto una privatizzazione di settori strategici come quella dell'energia, come quello dei trasporti pubblici e pensiamo che diciamo, anche sanità e istruzione, che peraltro sono oggetto precipuamente del TISA, saranno toccate dal TTIP. Ciao Eleonora, sono Eleonora, volevo chiederti quali sono le possibili conseguenze per la ricerca italiana del TTIP. Ciao Eleonora, il TTIP se venisse approvato, e ovviamente noi ci auguriamo non venga approvato, avrebbe delle conseguenze anche sul settore della ricerca, esattamente perché la ricerca non è considerata un servizio pubblico e quindi viene considerata dai negoziatori del TTIP uno di quei settori su cui estendere la concorrenza, su cui estendere il processo di privatizzazione. Sappiamo che il processo peraltro di privatizzazione è considerato dal 2008 in poi anche in Italia una delle argomentazioni attraverso cui viene giustificato il definanziamento dell'università e della ricerca pubblica, ovvero si dice l'ingresso dei privati per dire togliamo finanziamenti statali. Quindi un'altra ragione per contrastare il TTIP e un'altra ragione per contrastare il governo Renzi e le controriforme dell'università a cui stiamo assistendo dal 2008. Ciao Leonora, sono Antonio. Volevo sapere quali conseguenze il TTP avrà sulle nostre tavole e se vi sarà una completa liberalizzazione degli OGM. Ciao Antonio, le conseguenze del TTIP saranno gravissime proprio sul terreno, della salute alimentare e degli OGM, perché gli Stati Uniti hanno delle filiere di controllo, sull'agroalimentare, molto diverse da quelle europee, molto meno, rigorose. Noi abbiamo una filiera di controllo farm to fork dalla produzione al consumo, mentre gli Stati Uniti hanno sostanzialmente un controllo solo sulla distribuzione. Da noi vige il principio di precauzione, negli Stati Uniti non c'è il principio di precauzione, anzi funziona un meccanismo completamente diverso per cui occorre dimostrare di aver subito un danno da un prodotto alimentare perché esso venga tolto dal commercio. L'obiettivo del TTIP è proprio l'uniformazione degli standard, ma un'uniformazione a ribasso che vuole togliere, appunto, abbassare gli standard. E questa è la ragione principale per cui noi crediamo, che il TTIP, vada fermato. Non è la sola, ma è sicuramente una delle più importanti.